Nell'ultimo numero di Protagonisti, la rivista dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Belluno, fondata da Ferruccio Vendramini ormai quasi 40 anni fa, abbiamo dedicato un bell'articolo di Mirko Melanco alla fotografa Marcella Pedone. Una figura veramente straordinaria, una donna di 100 anni che nella sua lunga vita artistica ha attraversato tutta l'Italia, ha girato l'Europa per realizzare fotografie incredibili, parte delle quali sono state scattate nella nostra provincia. Quest'articolo cerca di restituire la figura di Marcella Pedone, dimostrare come lei abbia amato e apprezzato le nostre montagne e la nostra terra. È una donna veramente fuori dal comune, pensiamo che è nata appunto 100 anni fa in un'Italia profondamente diversa, in cui la figura della donna era comunque marginale nella società e lei è riuscita a costruirsi uno spazio importante nel panorama artistico della fotografia italiana. Vi offriamo adesso uno spezzone di una lunga conversazione che la stessa Marcella Pedone ha tenuto in questi giorni nella provincia di Belluno. Avrò avuto circa 30 anni. Io sono arrivata alla fotografia molto tardi. Mi aveva attirato il Grande Nord, come del resto la gioventù di allora era attirata dal Grande Nord, a causa dei libri di Jack London. Quindi io vagabondavo un po' in Europa, ma poi mi sono spinta al Grande Nord per arrivare al Circolo Polare Artico. E comunque, siccome stava arrivando la fine dell'estate, avevo deciso di tornare in Italia. E durante il viaggio in treno fui derubata di tutto il denaro che possedevo perché mi era addormentata e insomma mi hanno derubato. E scesi quindi, perché il treno poi finiva ad Amburgo, aveva la sua ultima tappa ad Amburgo, era il treno della Scandinavia, e rimasi in città perché sapevo che era una città prospera e che avrei potuto trovarmi un lavoro per comprarmi il necessario per potermi pagare il viaggio di ritorno in Italia. E ne parlai con il direttore dell'ostello della gioventù di Amburgo, che è in una bellissima posizione al di sopra dell'Elba, lo ricorderò sempre, e disse che avevo bisogno di lavorare per potermi forgiare. Lui dice: ti presenterò un piccolo editore che è stato a lungo in Italia, parla benissimo l'italiano, è stato soldato e ha sempre detto che essendo stato trattato bene dagli italiani, lui li aveva anche trattati bene, questa è la verità. E lui avrebbe sempre aiutato qualunque italiano che gli avesse chiesto aiuto. E così mi venne a visitare l'albergo della gioventù e casualmente gli dissi che io ero di una regione piuttosto sconosciuta ai turisti, cioè della Maremma, e gli mostrai alcune fotografie che avevo fatto in Maremma dei reperti etruschi, scavi, persino strade, lavori monumentali dentro le rocce prospicienti la laguna di Orbetello. E lui rimase esterrefatto da questa Italia che, pur avendo vissuto come soldato a lungo nella penisola, pure era lontano da immaginarsi che esistesse un'Italia del genere. Dice: io sono anche direttore della sezione della Volkshochschule di Amburgo, che ha circa una 25 diramazioni nel circondario. Ti potrò garantire che avrai denaro a sufficienza se tutte le sere tu mi farai una proiezione di queste foto del tuo paese, parlando appunto di questa civiltà etrusca fuori mano e poco conosciuta. All'incirca ti posso garantire un 25 serate. Comunque io ho proiettato queste fotografie destando un interesse inimmaginabile. Io stessa rimanevo sconvolta dall'interesse che suscitavo. E non una sola persona, ma parecchie persone. Dice: ma chi gliela fa fare a fare l'interprete contemporanea, per cui appunto lei studia lingue all'Università di Venezia? Dice: ma lei è una fotografa nata. Chi glielo fa fare a fare interprete quando può vivere di fotografia? Tutte le sere mi portavano in un luogo dove proiettavo e venivo ospitata ogni sera in un piccolo albergo locale. Il giorno dopo mi portavano in un altro luogo e così io ho praticamente fatto proiezioni in tutto l'ambiente che
va ad Amburgo fino alle foci dell'Elba. Mi hanno fatto promettere solennemente che sarei ritornata a riportare fotografie di un'Italia sconosciuta. Io mi sono messa a ritornare su sentieri che avevo già conosciuto prima di fotografare, cioè le Dolomiti del Bellunese, che sono stati il mio primo incontro con le Dolomiti e la mia prima rivelazione. Le Dolomiti sono stati qualcosa che non so neanche definire, veramente un evento nella mia vita. La parlata ladina, i nomi delle località, tutto aveva qualcosa di magico. La mia prima arrampicata, lo posso dire, da San Vito di Cadore al rifugio San Marco sopra il gruppo del Sorapis. Il rifugio San Marco non l'ho mai dimenticato, siamo partiti alle 4 della mattina con le pile in mano, lo zaino con una colazione e ci siamo arrampicati nel buio fino al rifugio. Lì siamo arrivati circa alle 8, eravamo un gruppetto nell'albergo di giovani che stavano tutti nel medesimo albergo. Mi affascinavano i nomi anche, non so, il fiume Ansiei, il Passo del Falzare con le tre cime di Lavaredo, il Pomagagnone, erano nomi per me da favola, altro che i fratelli Grimm. Io sono sempre andata da sola perché quelle rare volte che qualcuno mi aveva voluto accompagnare, che fosse uomo o donna, li consumavo talmente, perché io ero molto veloce nel cammino, ero come una cerbiatta proprio, correvo, che a un certo punto mi lasciavano e tornavano indietro. Quindi ho preferito andarmene da sola, anche perché mentre io salivo per la montagna, io contemporaneamente studiavo anche la botanica di montagna. Cercavo le piante più rare, un po' mi ci indirizzavo con delle liste che mi davano le case editrici milanesi. Ma un po' è stata la passione personale di cercare le cose meno conosciute, i fiori che si annidavano sotto i massi, la flora ai piedi dei ghiacciai, allora c'erano ancora dei ghiacciai nelle Dolomiti, e la flora lungo il bordo, la lingua finale, era interessantissima. Questo sopra è il lago del Bec de Mesdi sopra Cortina, non lontano da Passo Giau, e qui c'è anche quello sperone roccioso con due rifugi, la Verau e il Nuvolau, dove io sono stato a lungo perché era una zona che mi affascinava e dove mi sono anche persa una volta di notte, e ricordo che non era nevicato, ecco, e io non trovavo più, mi ero attardata a fotografare e non trovavo più la pista, e come nelle favole di Grimm, la gente del rifugio, che era allora piccolino, mi pare si chiamasse Palmieri ed era molto piccolo, ha messo una lanterna fuori sulla finestra perché io nel buio della notte mi dirigessi in quella direzione. Dico, sembra proprio di leggere una favola dei fratelli Grimm. Questo qui è il pelmo, voi lo chiamate il caregon del Padre Eterno, io lo chiamo il sedile degli dèi, anche questo è un luogo affascinante. L'ho fotografato dal Passo del Falzarico, qui probabilmente era già l'Hasselblad, perché col tempo ho dovuto cambiare macchina fotografica, quanto che la Rolleiflex aveva un solo obiettivo non cambiabile, e la fotografia, quando più ci si inoltra nella fotografia più si diventa esigenti, cioè se abbiamo bisogno di un teleobiettivo, un grandangolare, e qui è stato fotografato con un teleobiettivo dell'Hasselblad. L'ho fotografato perché ci sono molte fotografie anche nel mio archivio del pelmo in situazioni normali, ma queste sciabolate di luce mi avevano colpito, cambiava continuamente macchia il sole. Ho aspettato che ci fossero delle linee parallele nel cielo e non sembra, eppure è più studiata di quello che appare. Si tratta di linee oblique sia nel cielo che nel primo piano e poi sulla montagna. L'alpago l'ho fotografato minuziosamente, io soggiornavo allora su un laghetto che credo esista ancora, ma è bellissimo, il lago di Santa Croce. E da lì sono partita a esplorare l'alpago e arrivavo a piedi in posti sconosciuti, per cui l'alpago lo vedevo dall'alto, e con questi altipiani che erano innevati, benché fosse estate. Beh, io ho trovato Belluno bellissima, una sorpresa, qualcosa con una forte impronta veneta,
perché io adoro Venezia e ho un rapporto particolare con la città di Venezia. E ho ritrovato molto del fascino di Venezia nei suoi portici, nelle finestre bifore, trifore, che fia. E poi c'era questo mercato pieno di colori. A me il mercato è sempre interessato, perché la gente lì, siccome è obbligata a comprare e osserva minutamente, guarda il prezzo, guarda i pesi, come dico, quando le persone lavorano per un momento si tolgono la maschera della quotidianità, quella che usano nel rapporto quotidiano con i consimili, e sono se stessi in quel momento, perché sono interessati, fortemente interessati. Io non ho lavorato alle riviste vendeva solo l'agenzia fotografica per cui lavoravo io, sia in Italia, in parecchi paesi del mondo, diciamo le più importanti erano a Milano, era l'Image Bank di origine americana, e in Germania la Bavaria, che era la più importante delle agenzie tedesche. Poi c'avevo Francia, in Inghilterra, ma con coloro a Tokyo, anche in America. Invece per le riviste, per la pubblicità, ci pensava l'agenzia fotografica, mentre io mi occupavo solo del lato culturale, perché pochi potevano rispondere ai desideri per esempio dell'Istituto Geografico De Agostini, che era molto esigente. E poi ho letto l'articolo. Devo dire che l'ho dovuto leggere 2 o 3 volte in riga, perché è molto intellettuale, molto forbito nelle espressioni, molto ricercato. Parlate troppo bene di me, io vi dico, forse non mi merito, io penso di non meritarmi tanti elogi. Non riesco a credermi una persona eccezionale come voi sembrate che io sia. Hanno sempre detto di me, anche i colleghi, che io ero un mito, ma sapete perché? Perché giravo l'Italia con una grossa automobile, con una roulotte attaccata, un peso di quasi 3.000 kg su e giù per le montagne tranquillamente, senza darmi troppe preoccupazioni. Quello era il mito per loro, non per il fatto che io fossi una brava fotografa.